È un dato di fatto, perlomeno è stato un dato di fatto il primo rinvio a Siena e quindi bisogna adoperarsi e organizzarsi per questo. Ora, rispetto alla partita di domani, noi la prepariamo, l'abbiamo preparata come se si giocasse e credo poi nel livello di un tecnico, di un giocatore, di una squadra, sta proprio nel fatto di trovare sempre la concentrazione nonostante disagi come possono esserci in questo caso, quindi non deve essere assolutamente un attenuante, comunque vada la partita qualora si giocasse. Sì, no, ma la società aveva le idee molto chiare, soprattutto nel individuare le caratteristiche fisiche e tecniche di ciò che la squadra avesse bisogno per poter migliorare la squadra, quindi in questo senso è stato centrato gli obiettivi, di conseguenza io sono contento anche perché ci sono giocatori di qualità che possono dare molto a Catania. Volevo sapere intanto se il fatto che non si è giocato nel mercoledì può essere un fattore positivo o negativo come la vede e poi che possibilità ci sono nel caso in cui si giocasse sabato di vedere qualcuno dei loro acquisti. Ma che sia un vantaggio o meno, questo non lo so, perché da un lato perde un po' il ritmo della partita non giocando, un po' la concentrazione, dall'altro lato giocando ogni appunto 3 giorni ci possono essere dei benefici appunto riposando in qualche modo, quindi dipende da che lato lo si vuol vedere. E i nuovi acquisti stanno tutti bene, anche se alcuni di loro manca sicuramente il ritmo della partita, il ritmo degli allenamenti, perché magari da troppo tempo che non giocano, quindi sono disponibili e integri fisicamente, alcuni o taluni un po' meno a livello di abitudine ad allenamento ad alta intensità con il gruppo, insomma con la palla per intendersi. Qualcuno lo vedremo quindi forse. Sì, penso di sì. Le sensazioni di giocare con Motta non molto tempo fa e ora di allenarlo. Mi è già successo con Del Vecchio, mi è successo l'anno scorso praticamente con tutti i giocatori della Roma, o quasi, quindi è una situazione di cui sono abituato. Naturalmente, come approccio c'è un appunto un approccio diverso come inizio, voglio dire, però naturalmente non cambia niente perché poi il rispetto dei ruoli è alla base di tutto. Oltretutto Marco è un ragazzo particolarmente intelligente, credo che non ci siano e non ci saranno problemi in questo senso. Bilancio tra cessioni e arrivi vede un Catania puntellato oppure un Catania rafforzato e quindi magari dovete fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto prima. L'idea quando ci si adopera sul mercato è cercare sempre di voler migliorare la squadra. Queste sono le intenzioni, ma lo sono di tutte le squadre. Poi in realtà bisogna vedere, sarà il tempo a dire se le scelte sono state giuste, se si è alzato o meno il livello della squadra e se anche i giocatori che sono in organico sono cresciuti per migliorare la classifica, per migliorare le prestazioni, per migliorare in continuità, che è quello. Credo che il Catania abbia bisogno più di altra cosa perché le prestazioni sono state fatte di livello, quasi sempre. Ricollegandomi a questa domanda che ho fatto nella risposta, all'inizio stagione il Catania era una squadra che si diceva costruita per il 4-3-3, poi si è adattata al 3-5-2, adesso è gennaio, secondo me, più pronta, più preparata per il 3-5-2, anche in caso in cui dovessero venire a mancare quegli elementi che lei ha giudicato insostituibili prima d'ora. Ma sinceramente credo che anche numericamente, ma soprattutto per caratteristiche, questa sia una squadra che possa giocare tranquillamente con entrambi i moduli, quindi in questo senso è stato acquistato anche qualche giocatore dalle caratteristiche per poter sostituire qualcuno che si pensava fosse insostituibile per qualità tattiche o fisica. Le mie sensazioni contano poco. Noi non dobbiamo commettere l'errore di distrarsi tutti, compresi i giocatori, da questo, dalla possibilità o meno che si giochi. Noi dobbiamo preparare bene perché abbiamo una grossissima possibilità, abbiamo una
quasi un match point e non possiamo fallire. Io mi auguro che la squadra non sia né distratta né tantomeno timorosa, perché questa partita significa tanto per noi in questo punto della stagione, e non credo che sia più significativa per il Cesena. Per obiettivi diversi sicuramente questa per noi credo che sia veramente, potrebbe essere un match point, perché con una vittoria vorrebbe dire acquisire quasi una mezza salvezza, e a questo punto della stagione sarebbe un grandissimo traguardo. Che idea si è fatto tutto questo polverone che si è acceso sulla questione Spalletti, sull'invio? Non è la prima volta che quando ci sono cose eclatanti ci siano polveroni. Quindi a me non piace creare o infilarmi delle polemiche inutili, è una realtà che tra l'altro non è la prima volta che accade, e quindi noi allenatori dobbiamo solo prenderne atto, sicuramente non avremo mai potere decisionale, così come è stato dimostrato che tante volte non ce l'hanno nemmeno i giocatori. Il calcio però non diventa voi che scendete in campo, o che non scendete in campo in questo caso. Sì, ma siamo anche dipendenti. No, sono abituato a pensare una partita per volta, quindi non sono preoccupato sinceramente, e mi auguro e farò di tutto per farlo capire anche alla squadra che non è, come dire, opportuno essere preoccupati da questa partita. Sappiamo che troveremo di fronte un Cesena che probabilmente metterà oltre il 100% per rientrare nel, così, fuori dalle zone calde, ma questo comporta anche magari avere a volte poca lucidità per l'eccessiva frenesia che può esserci in partita. Noi di questo dovremmo assolutamente approfittarne, essere agonisticamente sullo stesso livello degli avversari, ma avere una lucidità maggiore rispetto a loro. E, come ho detto prima, una gara per noi significa molto e potrebbe davvero darci anche quella posizione di classifica che francamente credo che la squadra meriti per prestazioni offerte. Mister, come arriva alla partita di sabato una squadra che ha giocato mercoledì di sera, ieri non si è allenata, oggi probabilmente non si potrà allenare, secondo il Cesena? A volte è successo anche a noi i giorni scorsi, mercoledì non ci siamo allenati, anche noi siamo stati in mezzo alla neve, anche noi abbiamo avuto disagi nel rientrare, sicuramente non abbiamo giocato, quindi i giocatori saranno più riposati in questo senso, però a volte, soprattutto quando sei già allenato, credo che giovi più il riposo che allenarsi. Il Cesena in questi anni ha avuto una continuità con i portieri argentini, Bizzarri, Anduaga, ora è arrivato Carrizzo, è un portiere che comunque si deve rilanciare, avete parlato, cosa vi siete detti? No, niente di particolare, se non sapere come stava fisicamente. Si era allenato, ha avuto qualche problema in passato anche a livello fisico, però adesso è integro e aspetto di vederlo tra i pali con la squadra per poi prendere una decisione. Sicuramente è un portiere che per storia anche è arrivato nel giro della nazionale, quindi è un portiere importante, e come ha detto lui probabilmente non ha offerto ancora in Italia quelle prestazioni del suo livello, e mi auguro sia per lui ma soprattutto per la squadra che possa trovare qui a Catania l'ambiente ideale per ritornare ad essere o giocare ai suoi livelli abituali. Tornando per un attimo al discorso mercato, prima ha detto che bisogna aspettare, non se la sente adesso di dire sì, è un canale più forte, un canale rinforzato? No, a me non piacciono i titoli, anche perché non credo che sia opportuno. L'allenatore non deve fare proclami, vediamo come si inseriscono, sicuramente hanno caratteristiche che cercavamo. Sono giocatori anche importanti, quindi alcuni di loro hanno giocato anche in nazionale, e quindi sono di livello, o erano di livello da nazionale qualche anno fa, qualche tempo fa, quindi ci aspettiamo, ci auguriamo di poterli riavere al massimo dei loro livelli. E Barbo, che tipo di attaccante? Un attaccante molto forte fisicamente, anche di movimento, nonostante il suo fisico probabilmente a vederlo di altro, quindi è un giocatore di grande movimento che si sacrifica anche per la squadra.